panettoni hanno riposato 20 ore e adesso bisogna glassarli con lo zucchero, le mandorle. Eccoli qua, che meraviglia. Bene, allora Walter, è il momento di glassare il panettone. Quali sono gli ingredienti per la glassatura? Tutti gli ingredienti assolutamente naturali. Zucchero, mandorle. E la glassa è fatta di mandorle, nocciole, zucchero semolato e albume. Che posso dirti una cosa, questa è la parte più buona del panettone, perché io quando apro il panettone prima spuccio tutto sopra. Ti posso assicurare che faccio il film. Prima faccio tutte le mandorle così. Oh, stai un po' abbondante con la glassa. Ragazzi, te la faccio abbondante perché è già la manina un po', Non dire. È per tutti i miei fan nel mondo questi panettoni, molla la pezza. Allora, questo panettone pesa 1,1 kg, dopo la cottura pesa circa 1 kg, giusto? Sì, perché un po'. Ha un calo peso. Io vado con lo zucchero così, a me anche lo zucchero mi piace un po' sopra. Terminata la glassatura, i panettoni andranno nel forno a 170 gradi per un'ora. Eccoli qua, che meraviglia. Con il ghiaccio. E adesso i panettoni entrano nel forno. Oh, che uno può fare bene, eh? Ok, andiamo. Vai. Ci siamo? Ok. Bene. Ottimo. Oh, stanno venendo proprio bene, ragazzi. Sì, sono una roba da paura. Ci siamo, i panettoni sono pronti, vai. Allora li mettiamo a testa in giù perché devono stare qui ancora 8 ore e quindi sennò tutto il peso andrebbe in fondo al contenitore, quindi devono rimanere belli fuori così. Aspetta, vai. Siamo pronti? Vai. Siamo. Super. Dammene un po'. Ok, sono perfetti. È arrivato il momento di insacchettare il panettone. Faccio sul sacchetto così. Bisogna farlo con molta delicatezza per non rovinarlo. Lo prendo così, ecco, un sacchetto così, prendo il suo testino, lo giro così. Ragazzi, ora è arrivato il momento di svelare il colore del nastro che avete scelto per la scatola. Lo sapevo, avrei scelto pure io quello, il blu. Ottimo il blu. Prendo il panettone, lo metto dentro, lo chiudo così. Non mi resta che dirvi auguri.